Sergio Bellavita, USB Nazionale. Sino a poche ore fa eravamo a un passo dalla rottura, nel senso che su tre punti di fondo, salario, diritti e occupazione, eravamo lontani dal trovare una risposta. Non si sente? Dal trovare una risposta alle richieste che poi, per fortuna, anche grazie all'intervento del ministro Di Maio, hanno trovato accoglimento da parte di ArcelorMittal. Voglio ricordare che noi abbiamo dovuto lottare non solo contro l'intransigenza che ricordava Francesca di ArcelorMittal, ma anche e soprattutto contro i contenuti del contratto di cessione del gruppo Ilva ad ArcelorMittal, che era stato sottoscritto dal precedente governo. Questo non è un elemento da poco nella dinamica della trattativa, nel senso che la trattativa era condizionata a quei contenuti. E questo ha pesato tantissimo sull'autonomia del tavolo, perché ovviamente la multinazionale rivendicava la piena applicazione di quell'accordo che, voglio ricordare a tutti, andava sotto i 10.000 occupati al termine del piano. E quindi abbiamo fatto un lavoro che sindacalmente è pulito. Non abbiamo fatto nessuno scambio, come veniva ricordato. Tuttavia, dobbiamo anche dirci intanto che gli occupati calano in via volontaria, ma c'è un calo degli occupati, e questo è un elemento, diciamo, che la volontarietà comunque è una riduzione degli occupati, non può, diciamo, vederci felici e entusiasti. Non stiamo parlando di un accordo in cui crescono i salari e cresce l'occupazione, e questo è un pezzo. E poi c'è un altro pezzo, almeno che crediamo come USB non particolarmente positivo, che proprio in virtù dell'elemento strategico della produzione di acciaio nel nostro paese, il fatto che anche questo pezzo dell'economia nazionale passi a una multinazionale è un elemento, diciamo, che non consideriamo particolarmente positivo. Come dire, sindacalmente abbiamo ottenuto probabilmente il massimo, cioè l'insieme delle richieste che avevamo avanzato dal primo giorno, ma dal punto di vista industriale per l'economia del paese probabilmente forse non è esattamente così. Ma d'altronde pesavano tutta una serie di scelte che erano già state fatte.